Tutta l'opera storica di Tacito in fondo manifesta questo conflitto, un conflitto tra le malefatte della monarchia assoluta, l'impulso alla libertà, ma in un quadro che è un quadro pessimista però, come se non potesse essere altrimenti. Questa è la cosa che più colpisce della visione del mondo di Tacito. Diceva il grande critico francese Roland Barthes, in Tacito la morte è un protocollo, cioè come qualche cosa che un timbro, no? Perché si muore in continuazione, si muore schiacciati da questo male, da questa perversione che c'è nel mondo, che c'è nel governo del mondo. Le sue opere sono soprattutto le storie che narrano un periodo preciso di Roma, cioè, ma soprattutto sono gli annales che si ricordano di Tacito. Gli annales che cominciano dalla morte di Augusto e narrano quindi quel periodo terribile della storia imperiale romana che vede Tiberio, Claudio e Nerone. Quindi è il periodo di Tiberio, uomo intelligente, di grandi doti, che progressivamente non solo incrudelisce ma anche impazzisce. Claudio, questo strano personaggio, forse uno sciocco, forse non lo era, chi lo sa, però certo dominato da una moglie, dominato dalle donne, e da donne cattive, da donne crudeli, fino poi a Nerone, di cui conosciamo bene le malefatte e i fatti. Tacito narra questa storia con un senso dell'inevitabilità del male che a volte fa veramente impressione, cioè come se a volte quando si manifesta il bene in Tacito è quasi un effetto collaterale, come dire, è quasi non voluto questo bene che emerge, non è un qualche cosa di strutturale, ciò che è strutturale nel mondo è il male. Ma per non lasciare, diciamo, chi mi ascolta con questa impressione profondamente negativa della storia di Tacito, Tacito va letto soprattutto, ripeto, per come ha scritto tutto ciò. Se voi prendete un testo di Tacito in latino e gli mettete a fronte una traduzione in una lingua moderna come l'italiano, vedete che la traduzione è inevitabilmente molto più lunga, perché Tacito ha il dono della sintesi, ha il dono di esprimere un'intera congiuntura storica in una frase, un'intera situazione in poche parole, cosa che il traduttore, poi vedete, è costretto poi a sciogliere faticosamente, perché questa concisione, che è tipica dello stile di Tacito, è quasi inimitabile.